Sembra quasi uno scherzo del destino che il mio romanzo sia uscito proprio in questi giorni così difficili, così pesanti. Lo dico perché anche nel mio romanzo c'è una pandemia, racconto di una pandemia, che non ammazza gli esseri umani come il coronavirus, ma è forse ancora più subdola perché attacca la capacità della specie umana di riprodursi e questa pandemia si chiama appunto sterilità. La sterilità causata dall'inquinamento, il veleno che noi esseri umani abbiamo riversato dentro la terra e che ora la terra riversa nelle nostre viscere. Questo è lo sfondo, ma c'è una speranza. Il mondo può farcela, noi possiamo farcela, se faremo come le quattro protagoniste del mio romanzo, che non a caso sono quattro donne capaci di intessere relazioni produttive fra di loro, abili nel inventarsi nuovi modi di stare assieme, capaci di solidarietà. Ecco, se faremo come loro, beh, insomma, l'isola delle madri forse ci salverà.